Allora, Lucina Tarsi parte dal cuore della città, siamo in piazza, non è un caso che si voglia iniziare da qui, immaginiamo che insomma, la residenza comunale è a un passo e quindi però il cuore della città è questo. Parte dal cuore della città, ma parte anche dal mio cuore. E parte dal cuore da tutte le persone che in questo momento stanno facendo squadra con me. Sarebbe restrittivo dire il centrodestra, alla gente piace chiamarci così, ma in realtà siamo molti di più e siamo molte più anime di quelle che tradizionalmente vengono in qualche modo riferite al centrodestra. Parte dal cuore della città in maniera fisica ma anche in maniera metaforica, perché noi vogliamo recuperare l'autonomia della nostra città, noi vogliamo contare su una appartenenza a questo territorio che è l'orgoglio di cui possiamo vantarci. Io ho la fortuna di essere nata qui, di avere in qualche modo i filamenti del mio DNA profondamente intessuti nella storia di questa città. E quindi sento da sempre una grande gratitudine nei confronti di ciò che questa città mi ha dato. Ed è giunto il momento che io possa restituire alla città tutto quello che ho potuto costruire in questi anni, che sono state comunque esperienze importanti a livello sociale, a livello politico, perché poi un anno e mezzo di consiglio comunale mi hanno comunque insegnato una serie di pratiche, di strategie e di metodi che comunque sono utili nel momento in cui si va a governare la città. È una città che mi ha dato la solidità di un senso di appartenenza a tradizioni, a cultura e mi ha dato anche l'orgoglio, e quindi è giunto il momento di recuperare questo orgoglio. Lucia Tarsi, la stiamo scoprendo con delle energie, con una voglia di presentarsi al meglio all'impegno che attende tutti fra poche settimane, e con un messaggio molto, molto chiaro possiamo dire: la città di Fano ai fanesi. La città di Fano ai fanesi, non per nulla il simbolo della nostra coalizione è la chiave con il cuore, è la chiave che apre le porte della città. Noi vogliamo recuperare, riconquistare la nostra città e farla ritornare la città che abbiamo conosciuto. Noi abbiamo raccolto una coalizione ampia e ha già questo, se lo vogliamo considerare un dato politico, è già un grande successo, di essere riusciti a riunire tutte le anime del centrodestra che dal 2014 avevano avuto questo sparpagliamento di energie. Ora le abbiamo recuperate intorno ad una figura che è apolitica come la mia, perché non ho mai appartenuto a un partito, non ho mai appartenuto ad una se non ad una lista civica, e questo è stato il collante della nostra coalizione. Noi abbiamo valori e noi abbiamo soprattutto molto entusiasmo. Abbiamo dei giovani pieni di energia e pieni di voglia di far vedere cosa sanno fare. Avremo bisogno di questi giovani e soprattutto allargheremo la nostra squadra a tutti quei giovani che hanno professionalità, che hanno competenze e che possono far crescere di un gradino la città. Abbiamo bisogno di alzare l'asticella, non possiamo più accontentarci di bassi livelli di professionalità, non possiamo più essere improvvisati, provvisori, non possiamo più lasciare che la città vada da sola. Abbiamo bisogno di una cabina di regia, abbiamo bisogno di una guida forte, che vado in qualche modo a ricordare la parola sindaco, sta già in quel termine, e la parola sindaco, la sua etimologia è comandare insieme, guidare insieme. Ecco, il sindaco deve avere questo ruolo, mettere insieme tante anime, tante professionalità e guidarle verso un traguardo, verso un obiettivo. Questo sarà il nostro progetto per la città.
In che cosa hai regredito a Fano in questi anni e come pensate di recuperare questo gap? Sarebbe sciocco adesso mettersi a fare l'elenco di tutte le cose che non funzionano. Le vediamo tutti i giorni, le abbiamo davanti ai nostri occhi, la gente parla solo di questo. Io sono 2 mesi che ho contatti con associazioni, con gruppi, con enti e tutti lamentano criticità le più diverse, le più disparate, ma hanno comunque tutte un filo comune: mancanza di capacità progettuale. Questo è il dato, la carenza più grave che ho raccolto dalla viva voce delle persone che lavorano e che vivono la città. Quindi questo è ciò che noi intendiamo recuperare, la capacità di costruire un progetto che non è così banale, non va assolutamente banalizzato, perché va a incidere proprio sui gangli vitali anche di una programmazione che è fattuale, che è concreta, che è realizzabile. Quindi noi abbiamo raccolto questo input che tra l'altro era già nel nostro cuore, abbiamo avuto di fatto la conferma da tutte le persone con cui ci interfacciamo quotidianamente. In questo progetto, in questa progettualità, che cosa ci metterà Lucia Tarsi? Io ci metterò il mio taglio femminile, il mio taglio che è legato alla tenacia, che è legato alla pazienza, che è legato alla determinazione, che è legato soprattutto al senso pratico che hanno tutte le donne. La famosa frase di Margaret Thatcher: se vuoi che una cosa venga detta, chiedila a un uomo, se vuoi che una cosa venga fatta, chiedila a una donna. Noi donne siamo abituate da sempre ad avere obiettivi concreti e a raggiungerli, ma mai in maniera fredda, sempre con il cuore. Quindi abbiamo delle potenzialità sicuramente innegabili. Io metto a disposizione tutto quello che è stata la mia esperienza di mamma, tutto quello che è la mia esperienza di insegnante a perenne contatto con i giovani, metto a disposizione la mia voglia di riuscire a costruire qualcosa, lo posso dire, per i nostri figli, perché non possiamo lasciare una situazione di questo tipo ai nostri figli. Non possiamo più vedere ragazzi che fanno la valigia, studiano con noi, crescono e poi se ne vanno, perché qui non ci sono prospettive. Basta. In questo progetto ambizioso, importante, però sarà affiancata da una squadra, da dei partner e delle coalizioni di primissimo livello. Beh, i partner di coalizione sono tutti i partiti del centrodestra, quindi Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, assieme anche alla lista civica di Pollegioni Nuova Fano, la mia lista civica, che è la lista civica che partecipò alle amministrative 2014 come lista civica d'Anna, sì. Siamo sempre noi e siamo sempre noi che portiamo appunto la nostra professionalità e la diamo a disposizione della città. In questo gruppo di persone sicuramente molti giovani e molte persone dotate di entusiasmo. Una cosa che mi fa un enorme piacere, perché l'entusiasmo in politica era molto che non si vedeva, e invece vedo ragazzi che partecipano senza chiedere nulla in cambio. Non si tratta di poltrone, non si tratta di incarichi, si tratta di voglia di cambiare, e questa già è una grande risorsa. Allora, un evento riuscitissimo, tantissima gente, per lanciare e rilanciare ulteriormente la candidatura di Lucia Tarsi. Ah, certamente, senza dubbio, una kermesse riuscita moltissimo, tantissimi cittadini hanno partecipato, siamo molto contenti. Insieme a Lucia Tarsi vorremmo poter rifesteggiare dopo le elezioni, perché vinciamo e riprendiamo la città, e in questo modo poter ridare a Fano la dignità della terza città delle Marche. Chiaramente lancio anche, ne approfitto per lanciare un messaggio ai cittadini, no? Come Nuova Fano, una lista di cittadini, una lista nuova, volti nuovi con competenze, quindi contiamo moltissimo che questa volta i cittadini possano anche guardare al futuro e aiutare a crescere anche questa novità che noi offriamo. Allora, la tua Fano sostiene Lucia Tarsi, la tua Fano che ha avuto un'esperienza politica nella città,
si vuole ribadire un concetto, quello di rientrare a pieno titolo nell'agone della politica fanese. Sì, allora la tua Fano rappresenta il civismo, che è molto importante, quindi ha governato 10 anni a Fano con la lista storica di Stefano Guzzi, e quest'anno in questa situazione ci riproponiamo con figure nuove, gente nuova, giovani soprattutto, che si sono avvicinati alla nostra lista proprio perché rappresentiamo il civismo. Non abbiamo marchi politici, chiaramente sosteniamo il centrodestra con Lucia Tarsi, però siamo un gruppo molto molto ampliato dove ci sono figure giovanili. È molto importante perché il civismo comunque in una città come Fano ha la sua importanza. Interesse primario, il bene della città. Sì, chiaramente, prima i cittadini e poi tutto il resto, prima i fanesi e poi tutto il resto. La Lega Fanese supporta Lucia Tarsi, anche il mondo civile che chiaramente si cimenta con questa impresa vuole essere presente. Certamente, questa per me è stata un'opportunità che mi è stata offerta dalla Lega di Fano, perché facendo parte della società civile ho voluto in qualche modo contribuire con la mia competenza, con la mia esperienza, a fare qualcosa per Fano, e questo mi è stato permesso grazie alla Lega, che ha cercato e sta cercando persone della società civile che fino ad ora non si sono impegnate e che vogliono fare qualcosa per Fano. Quindi ecco, diciamo che il vostro apporto dal mondo civile arriva in base al background, all'esperienza di ognuno di voi che mette in campo a disposizione del bene comune. Certo, certo. Diciamo, noi, io personalmente ho un'attività professionale, però vista la situazione in cui Fano si è venuto a trovare in questi ultimi anni, ho deciso di dare un contributo con la mia esperienza. La mia esperienza, che essenzialmente si basa sul mio lavoro, ho girato praticamente il mondo, quindi diciamo ho visto parecchie cose, ho visto delle belle cose che si potrebbero applicare a questa città, e quindi una città che potrebbe crescere e che potrebbe quindi ritrovare l'antico splendore. Il vecchio, un contatto con tutta la coalizione questa sera per presentare dal cuore della città una candidatura forte per Lucia Tarsi. Siamo proprio qui in piazza, ma andremo anche in tutte le periferie perché vogliamo rappresentare anche tutte le periferie di Fano con Lucia Tarsi sindaco. Inizia di fatto il nostro percorso, la nostra campagna elettorale, che inizierà con l'ascolto. Andremo in tutte le frazioni, in tutti i quartieri, ad ascoltare i cittadini, ad ascoltare le loro esigenze e capire anche quale sarà il programma poi da modulare da qui in avanti con tutta la coalizione. Mi fa piacere che ci sia tanta gente oggi. Inizieremo il percorso proprio cominciando a dire le cose alla gente che sente veramente in prima persona. Questione sanità, ma anche questione rifiuti. La sanità va tutta a Pesaro, i rifiuti vengono tutti a Fano. Questo sarà uno dei motivi della campagna elettorale sui quali torneremo e spiegheremo ai cittadini quale sarà la nostra posizione, così come tutti gli altri temi della campagna elettorale. Quindi un buon inizio. Come un sasso nello stagno si parte da qui e poi insomma le onde si allargheranno fino ai limiti più estremi dei confini cittadini. Certo, noi partiamo dalla piazza ma siamo presenti in tutti i quartieri e le frazioni, sia nostri, anche io vengo da Carrara, quindi dall'estrema periferia se vogliamo di Fano, quindi tutte le frazioni sono rappresentate, andremo proprio là dai cittadini ad ascoltarli e a modulare bene il nostro programma perché vogliamo essere vicino alle loro esigenze. Qual è l'imprinting che si vuole dare a questa campagna elettorale? Qual è, se si può riassumere in un modo, la linea che è da tenere secondo voi in questa campagna elettorale? Ci sono tanti incompiuti che questa città attende, iniziare dal decoro urbano, che appunto proprio le periferie, ma anche il centro storico, basta guardare, ha necessità subito che ci si metta a mano, e poi la crisi economica, quindi le azioni da portare avanti per fare tornare la città a splendere, la terza città delle Marche, non dimentichiamolo, abbiamo bisogno di rafforzare questa nostra immagine che in questo momento è andata molto verso il basso. I tempi bui ci auguriamo siano finiti e ci auguriamo che torni il sole su questa città. Allora anche Forza Italia, che è stata presente anche nella passata coalizione, vuole sostenere un ritorno a una città che sia più aderente ai vostri principi, ai vostri concetti. Certamente, Forza Italia diciamo che è da 2 anni circa che si è adoperata per far sì che si ricompattasse tutto il centrodestra, perché abbiamo fatto, diciamo tutti, una cavolata 5 anni fa,
e abbiamo perso le elezioni, non siamo andati neppure al ballottaggio. Questa volta invece siamo tutti uniti, andremo al ballottaggio e vinceremo contro Seri. Lucia Tarsi è stata capace di coalizzarvi tutti a quello che era nella vostra ricerca la caratteristica per tenervi uniti insieme. Certamente, abbiamo trovato in Lucia Tarsi una persona, un personaggio che è riuscita a compattare tutto il centrodestra e non solo. Ci saranno anche due liste civiche che appoggeranno Lucia Tarsi e quindi centrodestra con Lucia Tarsi, diciamo che la vittoria non ci può sfuggire. Ci sono anche tanti giovani che si affiancano a persone d'esperienza nel mondo politico come lei e come altri suoi colleghi e quindi sarà una bella fusione, no? Sicuramente abbiamo bisogno dei giovani e io nella passata amministrazione mi sono dimesso per lasciare entrare un giovane perché noi abbiamo bisogno dei giovani. Certamente la nostra esperienza non va perduta, ma dobbiamo essere noi a incentivare i giovani a proseguire in questo ruolo di amministratori pubblici.